Oggi parliamo proprio di questa iconica chitarra, la Stratocaster. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi vi ho portato questa meravigliosa Stratocaster. Prima di iniziare a parlare di lei, chiaramente come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto, campanellina, non dimenticatevela. Tutto questo lo sapete già, è completamente gratuito per voi, ma per questo canale è fondamentale farlo crescere. Primo, per portarvi chitarre come queste. Secondo, perché se state seguendo il Ticket to Ride, a lunedì stiamo portando dei personaggi molto, molto importanti qua al salottino da intervistare. Grazie a voi che continuate a iscrivervi e con il pollice alto. Adesso però parliamo proprio di questa meravigliosa chitarra. Questa è una Stratocaster, come potete vedere. Il colore, un classico Sunburst, bellissimo, veramente fantastico, mi piace da morire, veramente molto bello. Tre single coil custom shop Fat 50, anni 50, suonano praticamente da paura. Chiaramente volume, tono, tono, selettore a 5 posizioni, corpo in ontano, peso 3,3 kg, quindi il peso corretto di una Stratocaster. La tastiera è in palissandro, questa è un 60° anniversario, come potete vedere dalla targhetta, quindi è una 2014 questa chitarra. Il manico in acero dietro satinato è un C con dei jumbo come tasti e il pound di questa chitarra 9,5, classico. Chiaramente la tastiera è una Fender Stratocaster 25,5. Meccaniche Fender originali tengono divinamente l'accordatura, e che dire di più di questa chitarra? La trovate chiaramente da Andrea Firebird Strumenti Musicali, è usata, ripeto, 2014, ma non lo so chi l'ha tenuta, un maniaco quanto me, se non peggio di me. Non ha un segno, sì, qualche graffietto, ma vi posso garantire che è perfetta, super perfetta questa chitarra, veramente eccezionale. Vi metto poi in descrizione, chiaramente come al solito, la sua scheda che vi parla di lei, quindi pesi, misure, legni, eccetera. Viene venduta a 1.399 euro, compresa la sua custodia originale, tutta la documentazione. Chiaramente ne vale la pena, io me la porterei a casa, me la terrei qua nello studio, ma come dico sempre, mica me le posso tenere tutte io. Va bene, adesso andiamola a sentire. Non voglio andare dentro a pedaliere, effetti, eccetera, andiamo tutto in analogico. Microfonato, il mio amplificatore Fender di fiducia, e sentiamo un attimino i suoi suoni. Quindi andiamo a sentire prima questo bellissimo pick up al manico, che io lo adoro. Sentite un po' che meraviglia. Ora andiamo a miscelarlo con quello in mezzo.
veramente eccezionali messi insieme, perché se noi andiamo a togliere un po' di tono, sentite che bello. Niente male questa chitarra, veramente eccezionale, suoni clean, strepitosi, ma se andiamo a farla cantare un po' con un po' di crunch, insomma, lavora proprio molto bene, una chitarra che esprime tutto il suo carattere. E noi andiamo avanti a farvi sentire suoni di questa chitarra, non ce n'è bisogno, è super conosciuta, è una chitarra fantastica, però per chi è in zona Tradate può venire in negozio da Fiber in via Cavura Tradate e la può provare direttamente su un amplificatore di sua scelta, un valvolare, un transistor, quello che volete, in negozio ce ne sono diversi e la dovete provare questa chitarra perché è fantastica. Chi la conosce già, chi sa bene di cosa stiamo parlando, sito online, clicca e Andrea ve la spedisce gratuitamente a casa con un setup fatto ad hoc su misura per voi. Bene amici, spero vi sia piaciuta questa recensione molto veloce di questa chitarra. Ultimamente le voglio fare così, veloci, non c'è bisogno di pubblicizzare tanto una Fender Stratocaster 60esimo, parla già da sé. Quindi lunga vita al blues, vi aspetto il lunedì sera per le interviste Ticket to Ride e buon pomeriggio amici, alla prossima!